magistrato di Milano l'ha ribattezzata Accattopoli nell'inchiesta sui rimborsi alla Regione Lombardia. Figurano politici che hanno indicato spese come il cappuccino, la brioche, il gratta e vinci. Quasi tutti i partiti coinvolti, a destra come a sinistra, il denaro pubblico utilizzato, secondo l'accusa, per circostanze anomale, inopportune, eccessive o sproporzionate. Sbloccare subito i debiti della pubblica amministrazione, questa è una delle prime promesse del nuovo Presidente del Consiglio. Le risorse dovrebbero essere messe a disposizione dalla Cassa Depositi e Prestiti. Non tutti però sono convinti che la soluzione trovata dal Governo sia la migliore. Aggiotaggio e truffa al Servizio Sanitario Nazionale, questi i reati ipotizzati dalla Procura di Roma contro le case farmaceutiche Roche e Novartis. Provvedimento che arriva all'indomani della decisione dell'antitrust di multare con una maxi multa di 180 milioni di euro, uno scontro durissimo sul quale abbiamo sentito i pareri diversi di due specialisti. È polemica sulla pillola RU486, la pillola abortiva. La Regione Toscana sembra decisa a permetterne l'uso anche al di fuori degli ospedali, nei consultori, a condizione che sia garantita la sicurezza della donna. Sarebbe la prima volta in Italia. Non si sono fatte attendere le reazioni degli ambienti cattolici e dei partiti di centrodestra che ritengono inaccettabile questa decisione. La 194 è una legge che vuole tutelare la donna, dicono, ma deve tutelare anche la vita. La Formula 1 non può diventare una prigione, non ha usato mezzi termini il presidente della Ferrari, Luca di Montezemolo, per esprimere il disagio e la contrarietà della casa di Maranello di fronte alle nuove regole restrittive imposte dalla FIA per il risparmio energetico. Buon pomeriggio a tutti voi e benvenuti a questa nuova edizione del telegiornale della cronaca. Dunque, gli stessi magistrati della Procura di Milano l'hanno ribattezzata Accattopoli, e l'indagine sui rimborsi illeciti in regione che è stata chiusa ieri. Ci sono 64 indagati tra consiglieri ed ex consiglieri del Pirellone. Accattopoli, perché in nota spesa veniva messo di tutto, non soltanto cene a 3 stelle oppure vini costosi, ma anche piccole cose come i cappuccini, la brioche, il grattavinci, il biglietto per l'autobus. L'indagine è bipartisan, interessa tutti i gruppi, nessuno escluso, e poi ci sono nomi molto noti come Nicole Minetti e Renzo Bossi. Cartucce da caccia, carne di cavallo, formaggi e salumi, polenta, sushi, vino e spumante, barattoli di sabbia colorata, sigari e sigarette, il conto della segheria e del gommista, ettolitri di benzina, alberghi, pranzi e cene. La Procura di Milano chiude l'indagine sui rimborsi regionali e prepara la richiesta di rinvio a giudizio per 64 consiglieri ed ex consiglieri del Pirellone. Uno dei pubblici ministeri sono Alfredo Robledo, Paolo Filippini e Antonio D'Alessio, l'ha ribattezzata Accattopoli perché ci sono politici con uno stipendio di 10.000 euro che mettono in nota spese cappuccino, brioche, mezza minerale, cioccolatini, il biglietto del tram e il gratta e vinci. L'inchiesta è bipartisan, coinvolge PDL, Lega, PD, SEL, Italia dei Valori, lista pensionati. Nomi celebri degli indagati. Nicole Minetti con 19.000 euro di spese contestate, di cui 16 per il libro Mignottocrazia di Paolo Guzzanti. Renzo Bossi, il trota, con 15.000 euro, mette Ringo, Red Bull, caramelle, Mojito, Campari e Negroni. L'ex presidente del Consiglio regionale, Davide Boni, accusato di truffa. Si sarebbe fatto rimborsare irregolarmente spese di viaggio e autista. Tutti e due gli ex presidenti leghisti della passata legislatura sono indagati. Al successore di Boni, Cecchetti, sono contestati 40.000 euro, di cui 46 all'Irish Pub, 24 al ristorante Thai e 49 alla Spaghetti House di Rho, il suo paese. Fra le spese più bizzarre, l'ex vicepresidente del Consiglio regionale Spreafico PD ha conteggiato la Nutella, un panino gran rustico e 100 euro di quota annuale per l'iscrizione all'Ordine dei giornalisti della Lombardia. Chiara Cremonesi, ex capogruppo di SEL, che ha pagato con 59 euro un master per un collaboratore dal titolo Come vincere le elezioni e 10 euro di fotocopia del libro Alternative al socialismo.
Alessandro Marelli, leghista, ha preso il rimborso per 69 euro spesi in macelleria, 100 euro di fiori per la nascita di una bambina e 360 euro per i formaggi tipici prealpini sono stati spesi dall'ex capogruppo del Carroccio, Stefano Galli. A Galli la procura contesta anche la fattura per 6.180 euro del ristorante per il matrimonio della figlia e l'assunzione come consulente legislativo del genero, un operaio di una ditta di acque minerali, il tutto per una spesa di 196.000 euro. Per quest'ultimo episodio il reato contestato è truffa. L'ex capogruppo del PDL, Valentini Puccitelli, eletto in quota CL, è accusato dai pubblici ministeri per 142.000 euro di spese. In un pranzo di pesce per due persone ha pasteggiato con una bottiglia di vino da 80 euro e una di champagne, sempre 80 euro. Conto totale 299 euro a spese dei contribuenti. L'ex capogruppo dell'IDV Stefano Zamponi, avvocato, compra spesso caffè alla Esselunga, mette in nota spese 11 gilet catari frangenti, 2 analcolici e 3 bicchieri di prosecco. La procura ha chiesto l'archiviazione per 21 ex assessori che hanno a disposizione un fondo annuale per spese di rappresentanza e ospitalità. Nell'atto, tuttavia, i pubblici ministeri segnalano l'uso di denaro pubblico per circostanze definite singolari, anomale, inopportune, eccessive o sproporzionate, come i 470 euro spesi in pelletteria da Viviana Beccalossi per regalare borse ai vertici di organizzazioni agricole o i 299 dell'attuale presidente del Consiglio regionale Raffaele Cattaneo per un brunch al ristorante Bulga con il presidente dell'associazione Cielo Buio per nuove tecnologie di illuminazione. Nel discorso al Senato il presidente del Consiglio Matteo Renzi aveva promesso lo sblocco dei debiti della pubblica amministrazione nei confronti delle imprese utilizzando i fondi della Cassa Depositi e Prestiti. Si tratta di 60 miliardi di euro che la Cassa dovrebbe metterli a disposizione in poche settimane, ma questa proposta ha sollevato molti dubbi e qualche perplessità. Vediamo perché. La Cassa Depositi e Prestiti in 15 giorni permetterà di sbloccare 60 miliardi per i debiti della pubblica amministrazione. Parole di Matteo Renzi davanti al Senato. Detto così sembra facile, ma 60 miliardi di euro sono tanti, basterebbero a finanziare almeno un paio di Olimpiadi. E la Cassa Depositi e Prestiti dovrebbe metterli a disposizione in 2 settimane. Possibile? Io non conosco nei dettagli il progetto del Presidente del Consiglio. Credo però che si possa ricondurre a un lavoro che avevo redatto insieme a Franco Bassanini circa un anno fa, in cui si prevedeva un percorso per poter liquidare a brevissimo termine i debiti della pubblica amministrazione nei confronti delle imprese per quanto riguarda la parte corrente di questi debiti senza alcun aggravio in termini di deficit pubblico. Non tutti però sono convinti che l'idea sia facilmente realizzabile. Io chiamo Cassa Depositi e Prestiti il deus ex machina della politica economica italiana. Quando i governi hanno qualche incertezza, hanno bisogno di aiuto, calano dall'alto sulla tragedia economica italiana il deus ex machina, come gli antichi greci facevano calare il deus ex machina che risolveva le soluzioni inceppate. Cassa Depositi e Prestiti, come si capisce anche dal nome, presta. Anticipa i soldi, ad esempio, per finanziare grandi opere come l'alta velocità. Regali però non sono previsti. Sono soldi dei risparmiatori italiani che devono poi ritornare ai risparmiatori italiani con una remunerazione che è prefissata. E al massimo, spiega Arrigo, la Cassa può fare da garante e raccogliere liquidità dagli istituti di credito. Tutti quei soldi, insomma, dovrebbero metterli le banche. L'idea era che la Cassa Depositi e Prestiti, in alcuni casi circoscritti di inadempienza ulteriore delle pubbliche amministrazioni, subentrasse nel credito al posto delle banche che a loro volta erano subentrate al posto delle imprese. Grazie a questo meccanismo molto tortuoso vi sono dei beneficiari che sono sicuramente gli enti intermediari che sono inseriti in questo meccanismo, e quindi le banche che erogano i finanziamenti alla Cassa Depositi e Prestiti, e sicuramente c'è un onere che va a carico di altri soggetti che non dovrebbero subirlo. C'è un altro problema. La cifra di 60 miliardi di euro è solo una stima. Gran parte dei debiti sono stati contratti da una miriade di enti locali, comuni, province, comunità montane, e una lista completa dei debitori non è mai stata realizzata. Se noi aspettiamo di sommare i dati di tutte le 12.000 o 13.000 pubbliche amministrazioni italiane, ovviamente sarà passato almeno un paio di lustri. Il censimento era stato iniziato dal governo Monti a marzo del 2013. Naturalmente la premessa, il presupposto di questo processo è che la pubblica amministrazione certifichi
i debiti che ha nei confronti delle imprese private. Ad oggi il numero e l'ammontare dei debiti certificati non è ancora stato chiarito. Adesso in Toscana, perché sta suscitando diverse polemiche il parere positivo del Consiglio Sanitario Toscano alla pillola abortiva, la RU486, in poliambulatori e anche in consultori collegati a strutture pubbliche e non in ospedale come avviene di norma. D'accordo è il Presidente della Regione Rossi, forse non sarà necessario un passaggio in giunta regionale, ha detto il Governatore della Toscana, ma potranno decidere direttamente le ASL. Ma questa decisione ha suscitato, come dicevo, il parere negativo non soltanto delle opposizioni in regione ma anche della Chiesa. È un parere innovativo che sta facendo discutere ben oltre i confini della Toscana. Per la prima volta in Italia un Consiglio Sanitario regionale ha espresso opinione positiva all'utilizzo della RU486, meglio nota come pillola abortiva, fuori dagli ospedali. Secondo l'organo tecnico dell'Assessorato alla Salute della Toscana, infatti la pillola può essere somministrata anche nei consultori e nei centri polifunzionali. Esaminando attentamente la 194, cioè la celebre legge sull'interruzione di gravidanza, che dice già allora che l'interruzione di gravidanza deve essere praticata in strutture pubbliche decise dalla regione, d'accordo? Quindi non limita all'ospedale, e esaminando anche ricordiamoci, questo è molto importante, la scheda tecnica del medicinale, che dice ugualmente che può essere somministrata in ospedale o nelle strutture di cui ha la legge 194, quindi le stesse strutture pubbliche, abbiamo visto che questa è una prestazione di tipo ambulatoriale. Unica condizione, spiegano i tecnici, è che sia garantita la sicurezza della donna. La struttura deve essere collegata ad un ospedale, la paziente deve restare in osservazione per 2 ore dopo aver assunto il farmaco, deve avere la possibilità di contattare un medico dell'ospedale H24 e deve tornare dopo 48 ore per assumere un secondo farmaco. Mi pare un ragionamento che ha una sua fondatezza. Chi si ribella e pensa che sia giusto ricoverare inutilmente le donne, penso che sbaglia. Anche perché non esiste, è evidente ormai dai numeri, nessun legame tra l'uso della pillola abortiva e il numero degli aborti, che sono diminuiti proprio in questa fase, anzi quando è entrata in uso la pillola abortiva. Tutto ciò non significa che noi non dobbiamo lavorare ancora di più sul piano della prevenzione. Gli ultimi dati dicono dunque che gli aborti sono in diminuzione, soprattutto tra le donne italiane. Rimangono costanti, se non aumentano leggermente, le interruzioni di gravidanza tra la popolazione straniera e le minorenni. Un punto sensibile nell'applicazione della legge 194 è l'obiezione di coscienza dei medici e del personale sanitario, in aumento, tanto che, secondo SEL, in alcune regioni si determinano situazioni di difficoltà. Applaude alla decisione la sessuologa Alessandra Graziottini, che ricorda come la storia della RU486 sia molto travagliata. 20 anni fa l'azienda produttrice aveva ricevuto minacce di boicottaggio se avesse introdotto in Italia la pillola, spiega. Poi c'è stata la decisione di consentirla, ma solo con il ricovero, quando invece l'aborto chirurgico non lo prevede, con un grande stress per le donne, oltre che costi folli che ne hanno snaturato la funzione di rendere meno traumatico l'aborto. Dure critiche alla decisione arrivano invece da Fratelli d'Italia. Una follia. La 194 è una legge che vuole tutelare la donna, ma vuole tutelare anche la vita. Nel 194 i consultori sono previsti come luogo per convincere la donna a non abortire e per aiutare le donne che vogliono portare avanti la propria gravidanza e non sono nelle condizioni di farlo. Invece portare a questo punto nei consultori la pillola per abortire e trasformare i consultori in degli abortifici e tradire la filosofia della 194. Siamo profondamente contrari, è un errore gravissimo, culturale e politico. Ci batteremo in ogni luogo e in ogni sede per evitarlo. Forse non sarà necessario, spiega ancora Rossi, un passaggio della decisione in giunta regionale. Saranno le aziende sanitarie a decidere direttamente come applicare il parere dei tecnici. E adesso veniamo alla vicenda Big Pharma, perché la Procura di Roma ha aperto un'inchiesta, aggiotaggio e truffa al Servizio Sanitario Nazionale. E appunto la Procura ha aperto questa inchiesta per accertare se è vero che i colossi del farmaco Novartis e Roche abbiano creato un cartello per ostacolare la diffusione di un prodotto per agevolarne un altro molto più costoso. Anche la Corte dei Conti, la notizia di poco fa, la Corte
Corte dei Conti del Lazio ha aperto un'inchiesta e dopo la multa inflitta, appunto la maxi multa inflitta da 180 milioni da parte dell'antitrust alle due aziende, anche il Codacons ha deciso di fare una class action. Abbiamo messo a confronto due opinioni e sono due opinioni diverse. Sentiamo. 180 milioni di euro e questa la multa stabilita dall'antitrust per i colossi farmaceutici Novartis e Roche, colpevoli, scrive l'agenzia che vigila sulla concorrenza, di essersi accordate per ostacolare la diffusione dell'uso di un farmaco molto economico, l'Avastin, a vantaggio di uno molto più costoso, il Lucentin, differenziando artificiosamente i due prodotti. Entrambi i farmaci sono usati per la degenerazione senile della retina, solo che il primo ha un prezzo oscillante tra i 15 e gli 80 euro, il secondo supera i 900 euro, ma sono davvero equivalenti? La molecola ha una piccola variazione, come se io in una macchina avessi comprato un optional in più o un optional meno, ma tecnicamente è la stessa molecola. È dimostrato che gli effetti collaterali sistemici, che possono essere problemi cardiaci, cerebrovascolari, gastrointestinali, sono superiori in Avastin. Avastin, il farmaco più economico, era normalmente usato per curare un'altra malattia, il tumore al colon, ma i medici si resero conto che i pazienti malati anche alla retina guarivano. Il medicinale è stato quindi molto usato, anche se non ufficialmente autorizzato per curare gli occhi, finché nel 2012 l'Agenzia Italiana per il Farmaco non l'ha vietato. Ci ha molto sorpreso l'atteggiamento di AIFA un anno fa, che incredibilmente unico ente regolatorio al mondo ha di fatto agito per buttare fuori l'utilizzo di Avastin in Italia, tanto che dal 90% che veniva utilizzato oggi praticamente non viene più utilizzato. Chiaramente il paziente sa che può avere la disponibilità anche di Lucentis, ma logicamente, dato il costo, l'ospedale non può coprire i costi, quindi automaticamente noi, e il paziente ne è ben conscio, usiamo Avastin in quelle condizioni. L'esclusione di Avastin a vantaggio di Lucentis ha portato maggiori spese per il sistema sanitario nazionale. Si calcolano almeno 45 milioni di euro in più per il 2012. Per questo alcune regioni come Veneto ed Emilia-Romagna avevano comunque autorizzato l'uso di Avastin. Le aziende farmaceutiche annunciano che ricorreranno al TAR. Per ora però la vittoria è dei pazienti, quasi tutti ultra sessantenni, e degli avvocati che si sono battuti per più di due anni contro le multinazionali del farmaco. Il rendersi conto che, nonostante le evidenze scientifiche attestate da studi indipendenti che attestavano la equivalenza, nonostante l'OMS, l'Organizzazione Mondiale della Sanità, abbia inserito l'Avastin come unico farmaco per la cura della maculopatia, nonostante queste, diciamo, mi sembra granitiche attestazioni di efficacia e sicurezza, veniva in maniera più o meno suda cercato di far passare il messaggio che l'Avastin è un farmaco pericoloso. Sulla vicenda indaga anche la Procura di Torino e quella di Roma ipotizza i reati di aggiotaggio e truffa ai danni del sistema sanitario nazionale. Le multinazionali inoltre potrebbero dover rimborsare i pazienti. L'associazione di consumatori Codacons ha annunciato che farà una class action per i pazienti danneggiati dal cartello delle big del farmaco. Occupiamoci adesso di beni culturali, perché la regione siciliana si è costituita parte civile nel processo contro una società privata, la società Nova Musa, finita più di un anno fa al centro di uno scandalo che riguardava la gestione della biglietteria nei musei siciliani. La vicenda ha spinto in qualche modo la regione a prendere in mano la situazione. Dal 2012 la gestione quindi dei beni archeologici, delle gallerie e dei musei è tornata nelle mani pubbliche. I risultati sono positivi, come vedremo nel servizio. Secondo il Dipartimento regionale dei beni culturali, in Sicilia ogni anno quasi 4 milioni di persone visitano monumenti, musei e siti archeologici, i cui incassi alle biglietterie variano dai 10 ai 14 milioni di euro. Numeri importanti, visto che la Sicilia rappresenta oggi un quarto del patrimonio culturale italiano. Numeri che dovrebbero fare la differenza, soprattutto nella pianificazione dei progetti promozionali e nella valorizzazione del territorio. Numeri però ben lontani da quanto entra nelle casse della regione, che, carta dei beni culturali alla mano, nel 2010 ha incassato 2 milioni di euro, nel 2011 2 milioni e 700 e nel 2012 2 milioni e 536 mila. Però è successo un fatto. Guardate la cifra riportata sotto l'anno 2013. Recita 9 milioni.
2.480.876 euro, cui fanno sapere dal Dipartimento mancano ancora i versamenti relativi agli ultimi 15 giorni dello scorso anno. Cifra il cui totale dovrebbe superare e di molto i 10 milioni di euro. Un aumento praticamente quadruplicato rispetto agli altri anni e non c'è stato alcun boom del turismo, anzi parliamo di cifre registrate in piena recessione, ma che coincide con un altro fatto. Alla fine del 2012 i privati hanno lasciato alla regione la gestione di monumenti, musei e siti archeologici. Cos'è accaduto allora? Secondo il Dipartimento dei Beni Culturali e Palazzo d'Orléans la spiegazione è una sola. Il concessionario dei servizi di biglietteria di molti dei siti e dei luoghi del patrimonio culturale siciliano non ha versato negli anni che vanno dal 2004-2005 iniziale fino al dicembre 2012, non ha versato gli incassi corrispondenti ai biglietti che staccava. In che razza di regione abbiamo vissuto finora? Se le cose sono andate veramente così, i dati sui flussi turistici in Sicilia sono carta straccia, ha tonato il governatore Rosario Crocetta. Per 10 anni, dal 2002 al 2012, monumenti, musei e siti archeologici siciliani sono stati gestiti da società private. Società come questa, la Nuova Musa, che dal 2005 al 2012 ha controllato le biglietterie di gioielli turistici come il Teatro Greco di Taormina, il Parco Archeologico di Siracusa, i siti di Segesta e Selinunte, finita adesso sotto inchiesta dopo un esposto della regione alla Corte dei Conti. Il suo amministratore delegato, Gaetano Mercadante, è stato arrestato e poi scarcerato dal Tribunale del Riesame con l'accusa di aver trattenuto gran parte dei proventi della vendita dei biglietti. Mercadante però respinge tutte le accuse e ci fa sapere, attraverso i legali di Nuova Musa, che le percentuali trattenute erano relative a somme di denaro che l'amministrazione avrebbe dovuto riconoscere per legge a Nuova Musa, soldi destinati a opere infrastrutturali per i servizi ai visitatori, la maggior parte, secondo gli operatori della società, carenti o inesistenti. Un lungo contenzioso che è ancora in corso. Alla data odierna c'è stato un arbitrato che ha condannato Nuova Musa a versare oltre 23 milioni di euro per mancato versamento di biglietti stimato all'inizio del 2011. Su questo stesso ammanco la Guardia di Finanza ha condotto delle indagini su denuncia fatta davanti alla Corte dei Conti da parte dell'assessorato beni culturali e il danno che la Guardia di Finanza ha contestato a Nuova Musa per lo stesso periodo ascende a circa 19 milioni. Intanto, in attesa di vedere come andrà a finire il caso Nuova Musa, la Corte dei Conti sta indagando anche sulla gestione dei siti archeologici di Palermo, Agrigento, Caltanissetta ed Enna, siti anche questi gestiti in passato da altre società private. Tra meno di 2 settimane comincerà il Mondiale di Formula 1 con il Gran Premio d'Austria, ma il presidente della Ferrari, Luca Cordero di Montezemolo, ha avuto parole molto critiche nei confronti delle nuove regole restrittive imposte dalla FIA per il risparmio energetico, con il ritorno per esempio del motore turbo. Mondiale che inizia, novità che trovi. Da anni la Formula 1 è divenuta un rompicapo per tecnici, piloti e semplici telespettatori. Nell'anno zero del ritorno al turbo, rispolverato dalla soffitta dopo quasi un trentennio, le alchimie aerodinamiche e prestazionali, necessarie a far quadrare i conti e senza fare ecatombe di motori, sono svariate e forse ancora sconosciute. A confermarlo le varie riunioni tecniche dei grandi guru della Formula 1 durante gli ultimi test svoltisi in Bahrain e che si sono rivelati un vero grattacapo per tutti, sovvertendo, cronometri alla mano, le gerarchie emerse nelle ultime stagioni. A sorpresa, infatti, una delle vetture più veloci è risultata la Williams di Felipe Massa, che nessuno aveva accreditato tra le favorite. Altra sorpresa, ma stavolta in negativo, la Red Bull, monoposto dominatrice in questi ultimi 4 anni e che ha invece accusato i maggiori problemi. Con il campione del mondo Sebastian Vettel, che nell'unico giorno a sua disposizione non è riuscito ad ultimare un solo giro, mentre la sua vettura veniva portata mestamente a spinta sin dentro i box. Ma cos'è che affligge così tanto i tecnici dei vari team, ancora alla ricerca di soluzioni verso un mondiale oramai alle porte? Su tutti, appunto, il ritorno al turbo, un 6 cilindri di 1600 centimetri cubici e che sviluppa una potenza massima attorno ai 750 cavalli. Nulla a che vedere con i propulsori adottati
trasportati nella prima era dei sovralimentati, indomabili con i loro 1200 cavalli. Le regole restrittive imposte dalla FIA per il risparmio energetico hanno così costretto i progettisti a lavorare sull'aerodinamica, stravolgendo di fatto la fisionomia delle monoposto, che ora mettono in mostra un muso anteriore creato proprio per rispettare un'altezza minima dal suolo voluta dai regolamenti. Ma sono i consumi ridotti a un massimo di 1000 kg di carburante per ogni Gran Premio ad aver letteralmente stravolto il sistema di guida, con il pilota che non potrà quasi mai spingere ai limiti la sua monoposto. E tale rivoluzione ha trovato in Luca Montezemolo il più acerrimo critico. Il presidente Ferrari, con malcelata ironia, si è detto curioso di vedere quante monoposto riusciranno a tagliare il traguardo nel primo Gran Premio della stagione, previsto il prossimo 16 marzo sulla pista australiana di Phillip Island. Queste vetture, ha proseguito Montezemolo, sono progetti complicatissimi e che hanno bisogno di un lungo lavoro per divenire affidabili. In tal senso il lavoro si è maledettamente complicato. Abbiamo accettato una grande sfida, intraprendendo una via decisamente innovativa. Questo Mondiale 2014 scatterà nel ventennale della morte di Ayrton Senna, avvenuta il 1 maggio del 94 durante il Gran Premio di Imola. L'omaggio che la scuola di Samba Unidos da Jijuka ha voluto tributargli, ispirando la sua sfilata alle gesta del 4 volte campione del mondo, le è valso il successo finale al Carnevale di Rio de Janeiro, conclusosi martedì scorso. Gran Premio d'Australia e non Gran Premio d'Austria, mi devo correggere con i telespettatori. Adesso noi andiamo in pubblicità, tra poco. Sono le 14.32, non ci sono aggiornamenti, quindi vi ricordo come sempre il nostro sito tgla7.it e l'edizione delle 20. Noi ci vediamo, se volete, domani alle 14. Buona giornata.